Sei curioso di scoprire le due nuove squadre che farò nella nuova carriera di FIFA 17? Bene, allora porta un amico, un'amica, una zia, un zio, qualche parente, quello che vuoi. Arriviamo insieme a 20.000 iscritti e vi svelerò le due squadre. Bentornati a tutti piccoli ribelli amanti della FIFA, sì, della FIFA nel senso il gioco ovviamente, e bentornati nella carriera allenatore FIFA 2026, 10 anni dopo. Allora, siamo qua nel calendario, c'è da affrontare il... che cavolo è? L'Anderlecht, sì, c'è il Chievo, l'Anderlecht, c'è il Milan, ma andiamo anche a vedere le altre. Prima di vederle voglio ringraziarvi, voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi dei tanti commenti che ricevo negli episodi dedicati al canale YouTube Piquadro. Vi voglio ricordare, come al solito, che se volete scoprire tutti gli altri episodi basta andare nella pagina Piquadro su Facebook. La prossima è il Palermo, ma poi c'è anche la Spezia, il nuovo Leicester, perché la Spezia si trova terzo in classifica, ebbene sì, terzo in classifica nella Serie A tra 10 anni, nel 2026, e quindi va affrontata. Allora, prima di tutto facciamo una rosa adeguata, mettiamo James Rodriguez al posto di De Bruyne. Boh, la rosa mi sembra bella e poi dopo andiamo a fare un po' di simulazioni prima di arrivare alla partita che vi ho promesso, ovvero quella contro il contro la Spezia, ve l'ho promessa, e quindi di conseguenza la giocherò con la mia cronaca. Dopo una bella carrellata di gol firmati da Neymar e Bale e tutti gli altri ovviamente, tantissime vittorie, non ne ho ancora persa una e siamo all'8 di aprile, e chi ci capita? Ai quarti di finale il Real Madrid, ancora una volta, per l'ennesima volta, affrontiamo il Real. E ragazzi, cosa vi posso dire? Io a questo punto la simulerei, ma ve la faccio vedere la simulazione, voglio essere un po' più coinvolto con tutti voi, perché ragazzi... il Real non è mai facile da affrontare nemmeno in simulata, quindi mi gioco un po' le speranze Champions, potrei giocarla però ovviamente vi ho promesso la partita. E intanto metto Maximovic, voglio inserirlo perché Maximovic adesso è al Napoli, però dall'inizio della carriera, da settembre, è rimasto qua nel Toro, è rimasto qui. Dopo la bellezza di quasi 11 anni è ancora al Toro nella mia carriera. Va bene ragazzi, io sinceramente vi voglio dire che voglio mettere a questo punto Sterling sulla tre quarti al posto di De Bruyne, un pochino più lento, più
tecnico, ma De Bruyne secondo me sta meglio lì in panchina, magari subentra dopo. Sterling supererà tranquillamente la difesa del Real. Me la sto giocando, me la sto un po' gufando, vediamo un po'. Bene così, ecco, boom. Ragazzi, non è vero. Si è fatto male Sterling. Vabbè, comunque 2-0, segnato De Bruyne. Alla fine, non lo so, prevedo il futuro, ragazzi. Entra De Bruyne, segna. Segna ancora Bale, segna ancora Isco. Mannaggia Isco, il grande ex di questa squadra. 3-1 l'andata, sigliamo un bel 3-1 e adesso è arrivata la partita delle partite contro il nuovo Leicester italiano. Nella carriera allenatore tra 10 anni c'è la Spezia. Allora, Sterling starà fuori 3 settimane, quindi andiamo qui nella rosa, andiamo a togliere Sterling, andiamo a mettere De Bruyne, autore della rete precedente, autore della rete contro il Real Madrid, bene così. Andiamo a mettere Paco Alcacer, poi andiamo a mettere Wungur al posto di Bale, mettiamo un po' di giocatori diversi proprio perché sono stanchi, proprio per fare un po' di turnover. Andiamo a mettere Süle, andiamo a mettere Romagnoli e andiamo anche ad inserire André Gomes, André Assun, potrei metterlo magari al posto di Morata. Sì, mi piacerebbe mettere così con Alcacer davanti come punta. Va bene, sono pronto per scendere in campo contro la Spezia. Vediamo un po' che rosa mai avrà questa squadra, terza in classifica dietro la Juventus. Si scende come al solito a livello leggenda. La Spezia contro Torino. Ovviamente entrambi non hanno i diritti, non hanno gli stadi e vabbè. No, beh, il Torino i diritti qualcosa ce li ha perché comunque c'è Suzuki Vitara come sponsor sulla maglietta. Ormai sono stufo di dirvi che le ho vinte tutte, sono a 93 punti, ragazzi, dopo 31 partite. Ovviamente fate 31 per 3, indovinate un po' cosa farà mai. E niente, poi dopo, ragazzi, cosa vi posso dire? 87 gol fatti, 87 gol contro gli 57, contro i 57 del Napoli. Eccolo qua, André Assun, il reggente di Ibra. Molti di voi mi hanno chiesto, come fai a sapere? Aspettate, Sportiello hanno in porta, aspettate un secondo. Sportiello, Ciocev, Bianchetti e Hassan è quello che siamo andati a cercare precedentemente. Sportiello sarà bello forte, Sportiello. Secondo me sarà un bel 86-87. E quindi ne vale la pena. Vabbè, questa è la mia rosa. Vi stavo dicendo, molti mi hanno chiesto come fai a sapere che André Assun è il regen di Ibra. Ipotizzo che sia il regen di Ibra perché Ibra si è ritirato. È svedese, è attaccante, è un 89. Spesso e volentieri i regen sono su per giù lo stesso valore di quelli precedenti. E va bene, dai, si parte subito con questo match. Giocano loro, ma io sono qua, sentite come sono qua, bello carico. E si parte. Allora, parte subito la Spezia, cerco di marcarlo stretto con André Assun, sempre sul pressing dei giocatori avversari. C'è De Col. Occhio perché qui il passaggio è molto veloce. E ancora la Spezia. Vi viene da nominarlo al maschile. Attenzione, 1-2, il tiro e la parata di Courtois. Mi viene da dire il La Spezia. Non so perché. Il Spezia. Vabbè, comunque La Spezia. Attenzione, Bianchetti che mi sa che anche lui è un regen. Bianchetti, credevo fosse il difensore, invece è un esterno d'attacco. Attenzione qua, molto veloce questo La Spezia. Attenzione ancora La Spezia, attenzione, il tiro, il palo. Mamma mia, l'accompagna fuori. Mamma mia, ma guardate un po' questi. Riguardiamo il replay, che velocità contro una difesa così forte, beccare questo palo. Mamma mia. Tamás, il passaggio per De Col, cambia il fronte di gioco.
C'è Andreasson, Andreasson come al solito pressa di brutto, Andreasson in... Vediamo se riesco a fare il passaggio necessario per arrivare in porta. Sì, sono riuscito, qua la riesce a prendere Toni Kroos, Toni Kroos, Toni Kroos. Che passaggio Toni Kroos per De Bruyne! La rete di De Bruyne! Ho visto quel corridoio, era strettissimo. Ma solo un giocatore fenomenale come Kroos poteva fare questo passaggio. Riguardiamo qua, è riuscito ad agganciare questa palla che era un retropassaggio della Spezia. E c'era un corridoio piccolissimo che è riuscito a prendere De Bruyne in scivolata, anticipando Sportiello. Rete dell'1-0, vince il Toro per il momento. De Bruyne, De Bruyne, passa il pallone a Morata e qua non ci arriva, anzi sì, ci arriva Andreasson ancora per Morata, 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 Morata! Una bomba sotto la traversa, Morata, ma tutto parte dall'ultimo acquisto sulla tre quarti, che è lui, De Bruyne, l'ultimo passaggio però, l'assist vincente di Andreasson. 2-0 del Toro, gol di Morata. Ciocev, cosa mi fai Ciocev? Romagnoli la va a passare a Riccardo Carvaio, Riccardo Carvaio, l'assist per Morata, come corre Morata, Morata ancora il replay di prima, Morata entra, anche questa in rete, gol di Morata, schiacciato questo La Spezia. Spiace, spiace perché il nuovo Leicester lo sarà per le altre squadre più deboli, ma non per questo Toro, invincibile, invincibile con la doppietta di Morata. Diaz a centrocampo, il numero 32. Che cosa fa? Che cosa fa Diaz? Che cosa fai? Fai un tiro così. Esce Courtois, riprende ancora qui La Spezia, attenzione, c'è Tamás. Qua però è deviata, mamma mia, il pericolo del tiro della Spezia. E adesso ripartiamo da dietro con Courtois, un po' pericoloso, troppo ravvicinato questo passaggio dalla porta. E qui c'è l'errore, errore molto grossolano di Sule. Occhio, occhio in mezzo e la si spazza via. Con facilità cerchiamo adesso a questo punto di ripartire, palla al piede con Riccardo Carvaio, adesso c'è Morata, Morata, ma lungo corre il pallone, Morata, Morata, attenzione ancora lui, Morata, c'è un corridoio, c'è una prateria, Morata, e segna sempre così, e segna sempre così, segna sempre così Morata, la tripletta, si porta a casa il pallone. Si porta a casa il pallone in un sole cocente, non ho mai visto un campo così chiaro, un sole veramente cocente in questo stadio, e riesce a fare una tripletta, tra l'altro leggermente deviata dal loro difensore, ma va bene lo stesso, dai che terminiamo qua questo match ormai vinto 4-0, 4-1 che sia, non lo so, no, 4-0 perché è finita qua ragazzi, è finita qua, è una bella squadra, è partita molto grintosa, è partita molto bene, però poi diciamo che i limiti si sono visti, i limiti in campo si sono visti. Però è sorprendente proprio il fatto che la Spezia si trovi proprio lì, in terza posizione nella classifica di Serie A. Allora, simuliamo un po', vediamo se salgono i nostri Wongur e Pisseri, i nostri giovani fenomeni. Ragazzi, giovani fenomeni, perché Pisseri è un 90, è un 90 a 24-25 anni, ragazzi, è devastante. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ci sono offerte per la nazionale. Guardiamo qualche giocatore giusto per farvene vedere alcuni. Sì, ma li avete già visti, ve li ho già fatti vedere questi qua. Sì, che c'è Hackett, c'è Danilo, ci sarà Denayé. Ecco, infatti Denayé, Gutierrez. Vabbè, ve li ho già fatti vedere. Magari ve ne faccio vedere più avanti ancora altri. Allora, c'è il Real, a questo punto simuliamo anche il ritorno con il Real e poi vediamo quale partita ci sarà, magari, magari potremmo rinviare al prossimo episodio i restanti match. Molto probabilmente ci saranno ancora due episodi prima del termine. Due episodi e poi terminerà questa serie. Intanto io vado a mettere tutti i giocatori, come al solito. Come vedete sono andato ad inserire un po' di giocatori freschi. Andiamo a mettere a questo punto anche Bale al posto di Wongur. Andiamo a togliere Romagnoli, andiamo a mettere Jimenez. Ormai si alternano sempre sul centro della difesa, sono i Bonucci della mia difesa. Poi vado a mettere a questo punto Riccardo Carvaio e va bene dai, va bene così.
Vediamo di portare a casa una bella vittoria dopo il 3-1 dell'andata, risultato dell'andata contro il Real Madrid. Simuliamo, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Allora, siamo 0-0, è il 15° minuto di gioco, non ci sono... ci sono cartellini gialli con Rugani che ha preso il giallo. 40° minuto di gioco, giallo anche per Marquinhos, entra Mayoral, ma segna Neymar, ci porta in vantaggio, 1-0, 80° minuto, vediamo adesso, e via! Ciao Real Madrid, ci si vede, c'è il Cesena da affrontare, ma ragazzi, non mi importa per il momento, perché... perché ve lo dico chiaramente, ragazzi, per il momento ho altre squadre da battere e voglio terminare al meglio questa serie che ormai molti di voi amano. Allora, ragazzi, direi che termino qua l'episodio, vi lascio qua con la classifica, siamo a 96 punti. Vi aspetto nella pagina P Quadro, vi aspetto su Instagram con bubu underscore, quindi bubu_dj su Instagram, se volete followatemi lì. Io vi aspetto alla prossima, ciao!